Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet. Sinking feeling, hide and seek. Care amiche e cari amici di Non di Solo Pane, carissimo Don Renato, sono contento di fare questo intervento per la puntata di Natale. Non sono sul lago di Tiberiade, mi piacerebbe essere sul lago di Tiberiade. E mi piacerebbe essere a Nazareth, da dove tutto è partito. Mi piacerebbe essere a Betlemme, dove si realizza il progetto di amore di Dio per l'umanità. Mi piacerebbe essere quindi in quei luoghi, ma soprattutto in quelle pagine del Vangelo dove tutti noi ci in qualche modo immergeremo in questi giorni ultimi per vivere in pienezza quello che è il dono del Natale. Il dono di un Dio che fa un viaggio al contrario. Mentre l'uomo tende sempre ad andare verso l'alto per diventare Dio in ogni cosa, anche schiacciando gli altri senza scrupoli, Dio fa il percorso inverso, dall'alto scende verso il basso, si fa uomo, per dire che la cosa più bella che può essere per lui è quella di essere umano, cioè di condividere le relazioni umane. La sua divinità consiste in questa voglia di relazionarsi con l'uomo, con le fatiche, con le gioie, con ciò che rende bella la vita e con ciò che rende anche faticosa la vita. E sarà capace di affrontare tutto, quelle dinamiche che ogni uomo affronta, i tradimenti, il perdono, le riconciliazioni, la condivisione, l'abbracciare chi è nella sofferenza, lo stare accanto, il sentirsi solo, abbandonato, non capito. Tutte le dinamiche relazionali umane vengono in qualche modo contemplate in questo che è il grande mistero che tutti noi in questi giorni siamo chiamati a condividere, a capire e a celebrare insieme. Che cosa posso aggiungere, Don Renato? Aggiungo che vorrei fare degli auguri. Il primo augurio lo voglio fare ai miei studenti, che anche quest'anno in un periodo difficilissimo mi hanno incoraggiato, mi hanno stimolato, mi hanno dato voglia di essere migliore per dare a loro il meglio di me e anche loro dare altrettanto il loro meglio a me e da condividere nella società. Ma ti restituisco la linea, così magari aggiungi tu qualche altro augurio e poi aggiungo altri. Sì, grazie a Don Angelo che ha iniziato lui questa puntata. Gli lascio subito la linea per aggiungere altri auguri. Io faccio solo un augurio sincero a ognuna e ognuno di voi. Le altre cose le dice bene Don Angelo. Dopo ancora i suoi auguri, vi invito ad ascoltare questo breve dialogo che abbiamo fatto con Don Fabio Corazzina commentando il messaggio della giornata della pace, 1 gennaio 2022, di Papa Francesco. Ci sarà la marcia della pace a Savona la sera del 31 dicembre, almeno speriamo, e vi invito anche a leggere sui settimanali diocesani una riflessione che ho fatto un po' con questo titolo, Buon Natale, strano ma vero. E con questo vi lascio a Don Angelo e poi anche a Don Fabio, arrivederci. Come di nuovo Renato, allora, il secondo augurio lo vorrei fare a tutte le persone che camminano, sì, che sono in cammino, perché se c'è una cosa bella del cristianesimo, che ci viene già detto nell'Annunciazione, prosegue poi nell'Incarnazione, in tutto il mistero di Gesù, è che bisogna essere in movimento, il dinamismo è la cosa profonda che ci coinvolge, neanche a Dio piace essere statici, essere fermi, essere immobili, lamentarsi, piangersi addosso, no, bisogna mettersi in cammino, darsi da fare e impegnarsi e tirare da sé, dentro di sé, il meglio proprio per vivere questa dinamica del camminare. Come Maria si mette in cammino verso la cugina Elisabetta, riesce ad andare su una montagna impegnativa e lo fa da sola, cioè per affrontare le proprie sofferenze e le proprie fatiche bisogna camminare, bisogna darsi da fare. E poi vorrei fare un augurio a tutti coloro che lavorano in questo periodo difficile in cui non si sa bene quando si apre, quando si potrà aprire, se si apre, se non si apre, insomma è complicato, mi rendo conto, e il lavoro è una delle dimensioni fondamentali per noi perché ci permette di sopravvivere, di poter avere un guadagno che permette di far vivere le proprie famiglie e quindi io capisco come sia difficile. E altrettanto voglio fare un augurio di speranza a chi il lavoro invece fa fatica ad averlo o non lo trova perché immagino altrettanto quanto sia
faticoso e quanto sia necessaria in questo caso la solidarietà fatta non solo di preghiere ma anche di concretezza che dia davvero una mano a risolvere la situazione. E infine l'ultimo augurio, Renato, lo faccio a te, che sei sempre più bello, bello della bellezza biblica, dico, bella di quella bellezza, cioè che con i messaggi che ci lasci ci aiuti a crescere. Qualcuno dice che sono un po' monotematici a volte, ma insomma ognuno guarda anche ai valori che davvero contraddistinguono la propria vita. Io ti ringrazio perché mi aiuti a crescere come persona, come cristiano e come sacerdote. E poi dai, guarda, ne faccio un altro a tutti i bambini, così lo faccio anche alle mie nipotine, Alessia e Martina, e tramite loro a tutte le bambine e a tutti i bambini del mondo. Un abbraccio. Eccoci, bentrovati a tutti e a tutti ancora una volta. Siamo ormai ai giorni di Natale. Brevemente con Don Fabio Corazzina, come abbiamo fatto altre volte, una breve riflessione, un breve commento al messaggio per la 55esima giornata mondiale della pace il prossimo gennaio 2022. È uscito in questi giorni, il titolo di questo messaggio è Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro, strumenti per edificare una pace duratura. Siamo qui sul sito di Conflitti Dimenticati, Caritas e Pax Christi insieme. Sul sito di Pax Christi trovate anche ovviamente il testo completo del messaggio, ma anche il commento di Pax Christi International con alcune suggestioni e indicazioni che arrivano da varie sezioni di Pax Christi sparse per il mondo. E invece noi brevemente, Fabio, cosa diciamo? È stato presentato martedì 21 il testo completo, sempre un po' in ritardo per poterci lavorare su, ma un breve commento per stimolarne la lettura. Sì, è interessante come, buongiorno a tutte e a tutti, è interessante come Papa Francesco, come sempre, è preoccupato dei vari livelli di lavoro e di impegno per la pace. Parla allora di architettura della pace, e riferimento va a quelli che sono i percorsi istituzionali delle organizzazioni, ma parla poi degli artigiani della pace, dove l'appello è a ciascuno di noi, ogni uomo o donna, è chiamato a fare la sua parte per collaborare a edificare questo mondo in modo più pacifico. E poi offre tre strade, tre elementi imprescindibili, li chiama lui, per dare vita ad un patto sociale che sia capace di costruire pace. Il primo, il dialogo fra generazioni come luogo ed esperienza per edificare la pace. Ad un certo punto nel messaggio dice queste parole: dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra generazioni vuol dire dissodare quel terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto e coltivare semi di pace duratura e condivisa. In fondo dice: dobbiamo ritrovare il coraggio di ricreare un dialogo fra i custodi della memoria, gli anziani, e quelli che portano avanti la storia, i giovani. Un dialogo difficile, ma sul quale ci si gioca in una prospettiva di futuro. E poi Renato, il secondo ci interessa ancora più direttamente, che è? Sì, lui riprende il dialogo fra le generazioni per edificare la pace, ma parla di istruzione, educazione come motori della pace. E lui dice proprio testuali parole: negli ultimi anni è sensibilmente diminuito a livello mondiale il bilancio per l'istruzione e l'educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Direi che è un argomento che abbiamo toccato anche noi tante volte. Da una parte i tagli alla sanità, alla scuola, la sanità, lo diciamo noi, non il Papa, che diventa un'azienda, per cui non è più un servizio, ma è un qualcosa da cui trarre profitto, quindi un peso per la società, così la scuola, così altre cose. Ma aggiunge: le spese militari invece sono aumentate, superando il livello registrato al termine della guerra fredda, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. Lo ripete sempre Papa Francesco, chi lo ha seguito in tutte le occasioni, ancora lo scorso 12 dicembre all'Angelus ha detto: ho letto l'ultimo rapporto, le spese per le armi di quest'anno sono aumentate, le armi non sono la strada. L'impegno, magari ci ritorneremo poi su tutto il mese di gennaio, è di non lasciare solo Papa Francesco in questa denuncia forte di spese esorbitanti per le armi.
quindi dialogo intergenerazionale, rapporto, scontro fra scelte diverse, investire sull'educazione e sulla formazione e non sulle armi, e il terzo tema è la questione del lavoro, che diventa uno dei luoghi assolutamente interessanti e propositivi per costruire pace. Il lavoro che è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e più bello, dove ciascuno può dare il proprio contributo in giorni e in tempi in cui la pandemia ha posto tanti punti interrogativi sul lavoro, in cui questo piano di rigenerazione, di resilienza sta investendo chissà cosa, e sappiamo che anche una buona fetta di investimenti andrà sul lavoro per la costruzione di armi o per l'industria delle armi. Bene, Papa Francesco dice che dobbiamo essere anche molto attenti a tutto ciò che è l'impatto della crisi, lo chiama sull'economia informale, quella nascosta, degli invisibili. Alla presentazione del messaggio era stato invitato anche Abubakar Soumaoro, no, questo uomo che difende e parla a nome di coloro che non hanno né voce né volto, gli invisibili, gli sfruttati. Il tema delle condizioni lavorative decenti, i diritti dei lavori, i diritti fondamentali delle lavoratrici, eccetera, rientrano dentro questa logica di costruzione della pace. Per Papa Francesco è continuare quel suo dialogo con i movimenti popolari di base, la terra, il lavoro, la casa, come strumenti per la dignità della persona e la costruzione di pace. Sì, credo che siano temi che noi adesso li abbiamo solo accennati, da riprendere. Come dicevo, in collaborazione anche con la Caritas, qui da questo sito, cercheremo di approfondire questo tema e di lavorare sul tema della pace, perché bisogna essere artigiani, architetti e costruirla passo dopo passo. Visto che siamo su questo sito con la Caritas, salutiamo anche il nuovo direttore neoeletto, che tu conosci forse un poco di più. Marco da Pescara con furore, e lo salutiamo e gli auguriamo tutto il bene possibile, ne abbiamo bisogno. Ecco, ci ritorneremo su. Ricordo solo velocemente che ci aspetta a Savona il Vescovo Dongero e tutte le persone la notte della sera del 31 dicembre. Non sappiamo le indicazioni, la sanità, la pandemia, vediamo, però faremo il possibile per rispettare tutte le indicazioni e per far partire da Savona un messaggio di pace, visto che già l'anno scorso non siamo riusciti ad andare. Ai partecipanti alla marcia di Savona verrà distribuito, diciamo nello zainetto, il numero speciale di Eco di Pace, che abbiamo realizzato, diciamo un numero speciale monotematico sul messaggio che abbiamo appena commentato, e quindi chi verrà a Savona lo troverà lì, altrimenti chi vuole va sul sito di Mosaico di Pace, può richiederne una copia, può mandare una mail. Credo che sia uno strumento valido per approfondire questo tema. Noi ci auguriamo anche buon Natale a chi ci ha seguito, avevamo parlato degli F-35, il comandante di Cameri non ci ha ancora risposto. Auguriamo buon Natale anche a lui, a tutti quelli a cui invitiamo, a cui facciamo arrivare un invito di pace, perché vale per tutti. E quindi Fabio, chiudi tu con un saluto e noi ci diamo l'appuntamento all'anno prossimo. Grazie, pace e bene a tutti, e che il Dio con noi diventi l'occasione perché ognuno di noi diventi parte forte di questa umanità e la renda ancora più bella, più pacifica, più gioiosa, più luminosa. Ne abbiamo bisogno.